Eccoci, buon pomeriggio. Ta 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 ta. Come va, come va? Intanto condivido. C'è qualcuno? Buon pomeriggio, chi c'è? Chi c'è? Limoncè. A proposito di limoncè, mi è venuto in mente il gran sorella al limone, quanto cazzo era buono. Oggi siamo pimpanti, che lo finiamo Medieval, che in teoria ho visto su un'immagine dovrebbe essere quello che ci manca, l'ultimo livello. Poi non so se continua fino all'infinito, che devo ogni volta, ogni live devo dire lo finiamo, non finisce più. Vediamo un po' oggi. Altre cose che vi dico intanto, perché iniziamo tra un 5 minuti, dai, 10 massimo. Intanto saluto chi si collega. Ho iniziato proprio 2 minuti, ho montato quasi, cioè 5 forse, di Dark Souls. E c'è un problemino, difatti metterò un piccolo disclaimer magari all'inizio del video delle highlights. E praticamente Nicola non avrà regolato benissimo il volume del computer mentre ci giocavamo, quindi le nostre voci si sentono come se fossero un po' coperte dall'audio di gioco. Ed è un po' pe un peccato, mi dispiace. Vedo cosa posso fare, magari, non lo so, prendo dei pezzi un po' dove parliamo che non c'è molto casino, anche se all'inizio del video c'è Quelaag che fa un bordello incredibile. E poi magari boh, faccio un montaggio un po' con delle musichette senza far sentire il parlato. Perché tanto dopo un po' continuiamo a combatterlo e basta, non facciamo nient'altro. E poi dopo è solo esplorazione, quindi non credo ci sia troppo casino, tranne anche nella battaglia contro Scarica Infinita, se non mi sbaglio si chiama, il boss. Che ho visto è difficile, cioè bisogna farlo con molta attenzione se lo si vuole fare e credo non sia obbligatorio. Niente, per il resto tutto bene, magari mi raccontate qualcosa voi. E domani, in teoria, ripeto sempre in teoria, iniziamo Medieval 2. E non vedo l'ora, perché non mi ricordo se io ho giocato all'1 o al 2, sinceramente. Penso l'1, perché i ricordi che ho da bambino erano sull'1, ma essendo passati quanti? 18 anni, madonna, 18 anni da quando ci ho giocato che ero bambino. Non mi posso ricordare tutto, tutto, tutto. E quindi magari capito, no? Va bene. 2 minuti, dai, che iniziamo. Mi scuso in anticipo se la live di oggi verrà un po' corta. Perché se è veramente l'unico livello che manca, mi scuso anche per aver fatto una live lunghissima ieri, di 1 ora e 45 quasi. Non pensavo mancassero 4 livelli, non so se c'è altro dopo la Tana di Zarok, magari me lo dite voi. Che altro, che altro? Stavo pensando a tutti i giochi che potrei portare, ce ne sono un'infinità, veramente. Potrei alternare magari Medieval 2 a Spyro, o a qualche gioco di Crash Bandicoot, non lo so, o un Ratchet & Clank che non ci ho mai giocato, quindi sarebbero tutte blind su Ratchet & Clank. Altri giochi belli, Croc, magari mi suggerite voi poi, no? E approfitto ovviamente come sempre per invitare chi mi segue su YouTube, perché vedo che ci sono sempre le solite 15-20 visualizzazioni, a venire su Twitch alle 16:30 il pomeriggio, che iniziamo poco prima e facciamo le live, così mi aiutate anche voi nel caso in cui io mi dovessi bloccare durante il gameplay, come è successo già tante volte. Oggi vi prometto che farò attenzione ai save state e ai load state, perché molto spesso mi confondo, tanto che è successo che ieri ho fatto un giro 1 2, 3 forse, al cimitero per prendermi vita, soldi, eccetera, eccetera. Ho salvato solo nel gioco, ma non ho ben capito come sia successo. Ciao Decim, buonasera. E praticamente mi sono riempito la vita, avevo un sacco di soldi, perché nel cimitero puoi farmare tanto. E non
non mi ha salvato un cazzo, l'ho fatto poco fa, prima di iniziare la live. Io direi però di cominciare, che magari arrivano dopo gli altri. Mi prendi il gioco, please? Pronto? Ci sei? Ok, l'ha preso. Benissimo, allora. Io non credo ci sia altro. Quindi dobbiamo andare alla città incantata. È un casino tornare là adesso. Allora, Ea di qua. No, che cazzo è successo? No, eh. Si è fottuto il salvataggio, vuoi dire? Perché qua mi mancano tutti i livelli che ho fatto l'altra volta, porca puttana. E mo? Non mi voglio rifare tutto, cazzo, no. Mannaggia, datemi un attimo. Dov'è il chiude qua? Cazzo, scusatemi. Scusatemi. Mannaggia. Mannaggia, al massimo ce la rasciamo, non lo so che cazzo possiamo fare, mannaggia. No, che cazzo è successo? Perché? Devo anche spostare, se no poi non leggo la chat. Ma mi sa che è andato a fanculo tutto. Sto sudando freddo in questo momento. Anche di caldo, però. Allora, proviamo a farlo di qua. Perché noi avevamo due salvataggi, non uno. E ieri mi ricordo che ho salvato in effetti, no? Carica. Grazie. Ok, mi sono cacato sotto terribilmente. Perfetto. No, mi sono cacato tantissimo, scusatemi. Tutto a posto. Allora, devo fare prima una cosa, però. Devo tornare al cimitero. Così vedo se ho la barra piena. E nel caso non dovessimo averla, mi carico. No? Vai qua. Potevo andare alla cripta di Sir Daniel, eh? Madonna, mi sono cacato, scusatemi. Mi è venuta l'ansia. Ho detto no. Devo fare altre 2 ore di gioco di nuovo che hanno già visto. Vediamo. Ok, mi sembrava strano, infatti, no? Ok, possiamo partire. Devo richiudere perché mi sa che ho cambiato partita adesso. Pardon. Scusatemi, sono degli inconvenienti tecnici, però voglio stare tranquillo. Ok, ora ci siamo e possiamo giocare. Allora. Ci sono stati dei problemini e un giorno di questi vi porto una run su Metroid perché ho voglia. Non lo so adesso, non ti so dire. Non controllo ora che sennò il gioco mi può crashare magari, non voglio. Ok, stiamo attenti con i save state. Che casino, madonna, mi sono cacato tantissimo. Madò, allora. Caricare. Facciamo il save state qui, prima di iniziare. Siamo Tana di Zarco, perfetto. Oggi lo finiamo. Per davvero. Che ieri era gran finale. No. Eccola qua, la Tana di Zarok. Ah, tutto storto cammina il treno, madonna. Molto figo però, eh. Si scende. Ok, come vedete ho tutte le bottigliette piene. Qui c'è il mercante. Ah, c'è anche il tizio lì. Non avremmo mai creduto che saresti riuscito ad arrivare fin qui. Grazie per la fiducia. Adesso ti aspetta lo scontro finale con Zarok.
Si è circondato di guardie del corpo soprannaturali, ma puoi ancora far pendere la bilancia dalla tua parte, l'ago della bilancia, invocando le anime smarrite raccolte nel tuo calice. Metti il calice sullo scudo al centro dell'arena. Buona fortuna, Daniel Fortescue. È la cosa che mi ha detto ieri Del, se non mi sbaglio. Però io nel calice non c'ho un cazzo. Aspetta. Oh, servizi. Quella non me la voglio incantare. Pugnali li abbiamo, frecce le abbiamo. Allora, qua li spendo, guarda, per fullarmi. E qua stiamo pieni. Nice. Beh, pronti? Aspetta, forse ho capito. Sono tipo 13 le anime con il calice. Eccolo. Sir Fortescue, vecchio nemico, ci incontriamo di nuovo. Hai trascorso un secolo come cibo per vermi e non sei riuscito a disfarti dell'ingenua ossessione di liberare Gallomere. Gallomere. Che cos'è? Ah, armatura d'oro, sono gli scheletri di Minecraft questi. Quanti ce ne sono però? Un po' lunga come cutscene questa, potevano evitare di mettermi tutto quanto. Questi si sono messi in posizione. Siete pronti ad attaccare, guerrieri? Voglio che i cani abbiano midollo da rosicchiare fra un'ora. I cani? Eh? Che cos'è Fortescue? Il tuo portafortuna? Eh no. Ah, quindi più te ne prendi di calici, più anime puoi evocare qui dentro. Ho capito. 3, 4, 5. Per l'onore di Gallomere! 8. Quanti sono? Ma è una battaglia incredibile, guarda. Ma questi non li posso sconfiggere. Dove devo andare? I miei stanno morendo. Apri. Vai. Apri qua. Che cos'è? Che cos'è questo? Saetta del bene. Che serve? Devo ammazzare Zarok. Allora, aspetta. Tiè. Dai. Che devo fare? E mo? La battaglia è finita. Hanno vinto loro. E mo? Hai abbassato la cresta ora, Fortescue. Guardie, portatelo qui. No! E mo? Madonna. Come si fa? Cosa devo fare? No! No, devo capire cosa fare. Scusatemi adesso, vi vedrete la cutscene, ovviamente. Faccio salta nella speranza che si possa saltare tutto. Sono delle pippe questi. Forse mi conviene incantarmi la spada. Ora vediamo. Dai, che palle. Questa cosa ve la dovete guardare per forza. Io pensavo di poter colpire Zarko dalla distanza, però non ho capito come si fa. In genere gli attacchi a distanza tipo con l'ascia sono con la X. Ah, quanta pazienza ci vuole. Siate pronti. Ok. Si guadagna ma veramente pochissimo. Per l'onore di Gallomere! Ok, allora adesso fanno sta cosa qua. Aia. Io non posso colpirli, no? Quindi, che devo fare? Era qua. Adesso, ok, che devo fare? Ah, mi serve la mia energia! Ah, devo... Ho capito. No, sono morti, cazzo!
Vai, amico. Ma l'hanno distrutto. Sono troppo forti. Devo combattere così, veramente? Che battaglia è? Quanto serve? No, è morto pure lui, non ho fatto in tempo. Dai, ti do tutta la mia energia. Sì, ma non ce la faranno mai. No, così muoio. Allora, la spada incantata non può fare niente, secondo me. Sì, la battaglia masochista, ma per davvero. Ma facciamo così, che la prendiamo subito, no? Che mica siamo scemi. Vediamo un po'. Purtroppo vi dovete vedere sempre sta cazzi, mi dispiace. E il fatto che non ci riesco ad aiutarne 8 tutti insieme. Sono tanti. Poi combattono malissimo, le prendono e basta questi. Siate pronti. Dai, su. Che palle. Allora, ci sono già quelli gialli che hanno più bisogno. Ecco, infatti. Allora, quelli gialli dove stanno? Eccolo, vai. No. Sì, ma qua mi muoiono lo stesso. Quanto difficile. Questo sta malissimo. Dai, forza. È complicatissimo. Quello sta male, quello sta male. È complicato perché devi avere più di 4 occhi, devi avere. Tu è giallo. Tu è giallo. Inizio anche a non saper più parlare. Quello rosso, quello rosso. Ok. Chi è? Chi è? Tu. 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 E tu. Dai, non muoiono mai questi però. Quanta vita serve? Quanta? Questo, questo. Tu. Mi sa che adesso ne morirà qualcuno perché... infatti qualcuno... No, no, stanno morendo gli altri. Ottimo. Stanno morendo loro. Perfetto. Curatevi voi. Ah, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Yes. Beh, no. Le fiale, le fiale. Quante ne ho perse di vite. Non sto vedendo dove sto andando perché io mi posso muovere, credo. Eccomi. Non so dove sono. Ok, ti prego. No, dai, ce ne stava una. Ok. Mi rimetto questo, perché non si sa mai. Ok, sono full. Ora mi attacca lui, no? Fortuna ti ha riso sempre in battaglia, Fortescue. Vediamo come te la cavi contro il mio campione. Il defunto Lord Cardock mangia le persone come se fossero... Abbiamo già sentito. Aiuto. Oh Gesù. No. E qua mi sa che servono le frecce incantate. God help me please.
Che cazzo devo fare, mo? Allora, facciamo così, guarda. Siccome questo serve a curare, dobbiamo avere un'arma offensiva, per cui provo questo. Ah, ok, si fa male. Non lo vedo, non lo vedo. Ah! Tostissimo, è tostissimo. Non lo vedo, non lo vedo. Corri. No, cazzo. Ok, li sto facendo male poco a poco. Non si fa sempre male, non ho capito come. Aia. Qualcosa mi dice che questa battaglia durerà tanto. Dove stai? E però non corre. Che palle. Aia. Stai attento. Qua devo giocare molto con la telecamera. Palle non vedo. Eccolo. Forza. Dai. Che palle che non corre, veramente. Mi dà un fastidio. Tira bene però, Madonna. Ha la difesa magica a un certo punto, quindi devo aspettare. Tipo che si mette in corsa. Eh sì. E prende danno anche dal fuoco. Azzo. Attenzione. È tosta, eh. Corri, corri, maledetto. Sbagliato. Gli ho tolto qualcosa per caso? Vabbè. Questa l'ho giocata male. Lo sento. Dov'è? Ah! Mi sta finendo anche lo scudo. Non sto più riuscendo a colpirlo. Dai. Ok, l'ho preso. Sono ottime queste frecce. Qua non mi gira la telecamera. Cazzo. No, qui non lo posso colpire così. Devo andare tipo da dietro, vero? Allora, devo stare attento perché perde subito la mira lui. No, quando lui fa la rampa. Paura! Quando si incazza io lo. Esatto. Se giri intorno non ti prende. Non sta così, posso anche colpirlo. No! Ok, l'ho preso forse. È tosto, è tosto. Però abbiamo armi a sufficienza. Ok. Quanto serve ancora? Aia, ma ha colpito. Non ce l'ho fatta. Però non mi sembra giusto che io non possa colpirlo qua. Ok. Due e tre. Vieni qua. Perfetto. Preso. Preso.
Aia, cazzo. Che sta succedendo? Si incazza dopo un po', che ha le fasi. Non vedo niente. No, vabbè, ma questa cosa non è possibile. No, no, e no. No, no, no. No. Iii. Questa cosa è bruttissima. Quando la devo colpire? Ah, ah. È troppo difficile. L'ho preso. Proviamo a cambiare arco, aspetta. Madonna quante. Allora, proviamo qualche colpo con questo. Madonna, quanto danno gli fa. Tantissimo. Ah, ok, non posso colpirlo così. Non lo vedo. Pericoloso. Ok, ho capito. Gli tolgo tanto con quest'arco, li tolgo, però... voglio conservarlo per Zarok. Le cosce di pollo io non le ho mai usate. Non so a cosa servano. L'ascia non credo sia buona. Le lance per dopo. Continuiamo con l'arco lungo infuocato. Va. Credo abbia anche una terza fase, no? Sì. Perfetto. Che poi fanno tanto danno in realtà queste frecce, solo che... ottimo. Devi dare... se dai più angolo ce la fai a colpirlo. Però sono quasi a corto di frecce qua, eh. Madonna. Ho fatto un sacco di danni allo scudo adesso, eh. E mi mancano poche frecce, devo stare attento. Ho sbagliato io. Ah. 491, ok. Difficile, eh? Per poco. Dovrei riuscire a sconfiggerlo con le frecce che mi rimangono, in teoria. Intanto saluto chi si collega. Mica l'ho visto. Cazzo. 4 bottiglie della vita iniziano a essere poche, eh? Dobbiamo stare attenti. Aia. Attento. Bravo. Perché non mi fa vedere il centro? Che palle. C'è un sistema di lock incredibilmente orrendo. 370, l'abbiamo tolto parecchio, dai. Spero mi dia qualche fiala. Ho tolto tantissimo. Quanto. Non ho più scudo, tra un po'. Non so dov'è. Cazzarola. Ora sta correndo molto, eh. Nope. Aiuto. 80 di scudo, no. Spero sia finita dopo perché madonna non ce la faccio. Colpito. Ho finito lo scudo. Aia. Molto male. Mi ha tolto 400 di scudo. Cazzo. Aia, ho finito anche le frecce quasi. Ne ho ancora 12.
Dovrebbero bastare in teoria 12 per togliergli 163. Aia, aia. Ok, dai. Cazzo. E Zarok guarda, cioè non dice niente. Fa il tifo ovviamente per il cavallo. 7 frecce infuocate. Quanto è difficile questa battaglia. Devi essere preciso e oculato. Ultima freccia. Oh, è andato giù, è andato giù, è andato giù. Grazie. Ok. Basta così, ne ho abbastanza di te della tosto. Tua pertinenza. Ora scende lui. Che sta facendo? Il sortileggio. Ah, sì. No, non quello lì. Ha creato una gallina, non ho capito. Oh. Una capra? Oh, no, non adesso. Bastava un solo sbaglio, adesso ok. È mio. Che sta facendo? Ai ai ai. No, eh. Che cos'è sta cosa? Lancia bloccato. È Zarok. È Zarok. Nessuno sconfiggerà il potente Zarok. C'era bisogno. Preparati a morire, Fortescue. Corro, corro. È velocissimo. Ok, dammi lo scudo almeno. Bravo. Spero basti, ma non credo. Allora, non gli fanno un cazzo le frecce. No, no, no. Non gli fanno un cazzo ste frecce, quindi... proviamo. Non gli fa un cazzo niente. Oh, forse deve abbassarsi la difesa, però io proverei con questo. Come posso sconfiggerlo? A parte correndo sempre. Ah, l'ho colpito. Forse prima non l'avevo colpito. No. Madonna, è difficilissimo. Guarda che non lo colpisce. Ah, non ha effetto sempre. Ok, devo aspettare allora. Perché quando lui è quello lì c'ha la difesa attivata, tipo. Non lo devo toccare. Ho capito. Ok, non è difficilissimo. Devo solo stare attento a come mi muovo. In teoria si va sempre in cerchio. No, dai, l'avevo colpito. Che palle. 1400. Ok. Solo che devo cercare di vederlo mentre si alza e disattiva la difesa. Dai. Forza. Non ti vedo, non ti vedo. Lo scudo è ancora a 250, quindi sono contento. Senti la musica, che bella, mamma mia. È proprio drammatica. Forza. È una battaglia di logoramento questa, eh? Mi sembra di capire. Volevo provare a fare la stronzata a lanciargli le cosce di pollo. No. Si era alzato, è vulnerabile lì.
Ok, gli ho tolto tanto. Gli posso lanciare due frecce. Vai. Attenzione qua. Devo capire quando lo posso colpire, che non sempre riesco a vederlo, purtroppo. Cazzo, 100 ti toglie. Oh no. Aia, no, 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 no. Sto giocando male. Basta, sei un bastardo, sei. Che non. La telecamera non te lo fa vedere. Devo fare così, devo fare. Adesso vi verrà un po' il mal di testa, e mi dispiace, però. Altrimenti io non so come sconfiggerlo. Madonna. Devo guardare dove sta. Devo andare sempre di corsa. Ma che cazzo? Non vedo. Madonna, non gli ho tolto un cazzo. Allora, tipo 3 o 4 frecce gli tolgono 100. Facciamo 3 frecce. No, ne ho sprecate 3. Perché non l'ha alloccato. È vulnerabile. Era vulnerabile. Forse si indebolisce man mano che va avanti la battaglia. Perché perde difesa magica. Continua a alloccarmelo. Tanto comunque ho altre frecce, quindi posso distruggerlo molto tranquillamente. Dai, l'avevo colpito. Ok. 1038, dovremmo esserci quasi, eh. 1005. Quanto tolgono le frecce? 33? Dai, che palle. Adesso devo stare attento quando cambio arma. Guardalo, guarda, un filo di zoccola. Però quanto t'ho tolto adesso, guarda. Forse fanno più danno in successione. Guarda le frecce che ha in corpo. Ok, era come pensavo. 708, sta diventando più facile, ma noi abbiamo quasi finito le frecce magiche. Perché sono solo 50, purtroppo. Non lo vedo. Adesso sembra essersi ripreso un po'. Ok, basta una adesso, perché ero lontano. Aia. Oh, madonna. Cazzo era? Oh. Devo correre, devo correre, devo correre. No, ne ho sprecata un'altra. Aia, mi ha colpito in pieno, eh. Stavolta mi ha fregato. 6.42, dai, dai, che ce la possiamo fare. First try Zarok sarebbe bellissimo, eh. La parte più complicata. Qui non possiamo far nulla. È stata quando dovevamo sconfiggere gli scheletri nemici. Ok, qua basta correre, per fortuna. Che cazzo? Abbiamo finito le frecce! Allora, aspetta, userò le lance. Che in teoria tolgono anche di più. Che cazzo è successo? Mi sembrava si fosse incazzato un sacco. Però non lo vedo. Fortuna che non mi toglie la vita quell'attacco lì appena lo inizia. Perché altrimenti morirei. Mamma mia, che paura. Devo stare attento alle lance, eh. Non mi dà margine errore. Ok, 5,90. Dovremmo avercela fatta in teoria, eh. Via.
Facciamo arrivare un po' e poi fuggiamo. Ok, ha fatto. Mi sembra che sia anche un po' vulnerabile alla fine. No, ero distratto. Mannaggia, me l'ha fatta spiegare un'altra. Perché fa la stessa animazione quando si alza, mannaggia sua. Vedi, lì è vulnerabile quando finisce. Quando vediamo il giallo, se stiamo attenti possiamo anche provare a colpirlo. Ah, lo devi colpire sul ventre. Aia. 150 di scudo, quando è che mi ha preso prima? Andiamo sempre in cerchio. Oh, madonna. Si sta incazzando un sacco, eh. E non credo che basteranno le lance. Bellissima come battaglia finale, però, mamma mia. Adoro. Oh, 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 siamo vicini. Attenzione, non vedo. Che cacca. Non lo so, ne ho lanciato uno a cazzo sperando di colpirlo, ma non lo vedevo. La telecamera non aiuta per niente. È proprio Dark Souls questo. Colpito. 486. Stiamo attenti anche noi perché non abbiamo tanta vita, eh. Non ci possiamo permettere troppi errori. Abbiamo il margine, sì, però attenti perché questo toglie 100 per volta. Oh. Mi sembra più veloce del solito. Vieni qua. Mannaggia, ogni volta mi frega. Tra l'altro la live sta durando un'ora, quindi sono contento. Ci vorrà ancora un po' per sconfiggerlo. È dietro di me, eccolo. Lo sapevo. Dove sta? Mannaggia. L'ho visto che si era fermato. Mamma mia. Che pro. Corri. Il segreto qui è non fermarsi mai. E non leggere la chat mentre lui ti sta attaccando. Ho sbagliato. Pensavo si stesse per alzare. Mannaggia. 20 lance, ci siamo ancora. Se tu qui corri anche normale non ti prende. No, ok, non è colpibile. No, ero dietro. Mannaggia. Avremmo potuto usare sicuramente molto meglio l'arco incantato. Però non conoscevo il boss e quindi... Anche se è palese che lui abbia questa difesa magica. Colpito? Si può allora, mentre lui si sta caricando per quell'attacco. Però devi essere veloce come un fulmine. Tipo questi che mi stanno per colpire. Corri. Devo andarmene un po' al centro e poi iniziare a girare. Ok, esatto. Complicata, ma non troppo, eh. Si può fare tranquillamente. Se uno sta attento. Corri. Per me sta nel culo sta lancia, guarda. 330, noi abbiamo un po' di più di vita, mi sa, eh. Ma poco. Il problema è che noi non li togliamo 100 come lui toglie a noi. L'ho colpito, dai. Che bella la musica, che bella. Vieni qua. Guarda quanto è veloce. Ha una routine un po' scarsa, perché ti basta correre, non devi tipo nemmeno saltare in realtà. Ho trovato più complicato il cavallo. Perché lì dovevi appunto saltare ogni tanto perché c'era la sfera di energia che ti poteva colpire. A lui invece basta che gli vai vicino e gli dai fastidio. Dai, 14 lance. Forse le finiremo, eh. E poi abbiamo la balestra. Anzi no, abbiamo ancora l'arco lungo in realtà. Il problema è che devi colpirlo sempre lì. E non sempre ci si riesce. Se non altro sto prendendo relativamente pochi danni. Anche se questa si fa facilmente no damage.
se stai attento. Tant'è che ho ancora lo scudo, quindi. Ah, mi sembrava si stesse per alzare. Cambiamo un po'. Andiamo di qua. Due lance, tiè. Ok, quindi li togliamo parecchio. Perfetto. Attacco da vicino, non ci colpisce sempre. Attenzione che qua ho dovuto cambiare giro all'improvviso. Sono anche un po' emozionato perché possiamo per finire il gioco, madonna. Attento sempre. Ah, sprecate due. Aia, aia. Li ho sentiti proprio nel culetto. Ah, si poteva colpire. Ho pure premuto A, però non è successo. Vabbè. 10 lance. Ok, 70. L'abbiamo quasi sconfitto. È andata, è andata. Ne ho sprecata una. Credo ne bastino altre 2-3 massimo. No. Dai, non finiamo le lance senza motivo. Con calma. Oh, che ha fatto? Secondo me però avrà un'altra fase questo boss. Anche se di suo è già lungo, eh. È una delle battaglie più lunghe del gioco, se non la più lunga per il momento. E dai. Finito lo scudo? Male, male, male. Colpito, manca 18, manca. Eccolo qua. No. Adesso stiamo attenti perché ci farà molto male se dovesse colpirci. Allora. Però a noi basta un colpo e abbiamo vinto. Poi voglio fare una prova dopo. Perché non posso finire il gioco. Sì. Sì. Maledetto signor cavaliere, sono finito. First try, cazzo. Ma se io muoio, anche gli altri devono morire. No. Sei condannato, Fortescue, non uscirai da questo posto. Io faccio il save state. Fottiti. È morto così da stronzo. Bellissimo. Cutscene. Esplode tutto senza motivo. Vabbè, lui ha fatto la magia, ha fatto saltare tutto per aria. Questo è il segnatempo, mi pare di vedere. Più o meno, perché ci sono anche delle cose simili. Guarda qua. Grande Daniel. Si rifugia in una grotta. Come al solito si fa il volo di 70 km. Viene preso dall'uccellaccio di Dark Souls, che è un avvoltoio, giustamente. E queste credo siano tutte le anime dei cittadini di Gallowmir che ritornano. Che bello però. Si sono tornati normali. Insomma, è sempre bruttini. Oh, e noi torniamo alla cripta. Bellissima sta cutscene. E possiamo finalmente riposare in pace. Vero? Oh. Ah, che bello. Ho finito il gioco. Fantastico. Oh, allora mi guardo i credits pure, guarda. Sono emozionatissimo.
Ah, è stata una bellissima avventura, bellissima, bellissima. Scusate un po' di raffreddore. Così ci guardiamo anche le scenette qui a fianco di fine gioco. Il demone di vetro. È stato molto molto bello. Disegni? Concept art, credo. Sì, questi sono i folletti che uccidevamo con due colpi verso la fine. Odiatissime le zucche che toglievano un sacco. Oh, che bello. Musica dei credits, bellissima anche questa, eh. Oh. Mamma mia, però fare Zark first try, che bello. Non riesco a leggere. È stato bellissimo, bellissimo, bellissimo dall'inizio alla fine questo gioco. Molto vario, molto ben strutturato. Varietà di livelli, appunto, incredibile. Cioè, sono riusciti a mantenere l'atmosfera horror per tutto il gioco e allo stesso tempo far divertire con anche delle battute un po' stupide, ma un umorismo becero, diciamo. Però c'è stata una varietà di boss, di nemici, di paesaggi veramente incredibile. Le armi sono state belle, caratterizzazione dei personaggi un po' così e così, però ci sta. Ed è un gioco che è invecchiato veramente bene, per me. È invecchiato veramente tanto bene. Cioè, è uscito 18 anni fa questo gioco in Europa, 18 anni fa. E io mi sono divertito come quando ero bambino, che avevo 4 anni. Wow, non so che dire, veramente. Fantastico. Bellissimo. I credits me li guardo tutti, non mi interessa perché me li merito. In genere sono quello che li salta, soprattutto se un gioco ovviamente l'avete finito più volte. Vi scoccia, però io sono super contento. Ah, e siamo, vedo, più o meno all'orario, quindi farò una cosa che non ho fatto mai. Cioè, anzi, non ve lo dico. Farò una cosa che non ho mai fatto. Bellissimo, bellissimo. Tutte le battaglie sono state ben studiate. Cutscene realizzate benissimo. Cos'è? Oh, ah, 98. Quindi, vabbè, è stato prodotto però 19 anni fa. Che è tanto, ormai stiamo parlando di preistoria. Caricamento, vediamo se c'è altro, ma penso di no. Eh no. L'ho finito, mamma mia, non ci credo. Che bello che è stato. 12 episodi, avremmo potuto metterci molto meno. Queste cose non le ho mai viste. Abbiamo la statua perché abbiamo finito il gioco. O sbaglio? Prima non c'era. Scusa, carica. Tanto adesso ci... Esatto. Adesso, siccome il gioco l'abbiamo finito, io voglio fare una prova di una cosa. Allora, torniamo tutto indietro. Bravo. E qua. Qui facciamo il cimitero. Anzi, voglio prima vedere la cripta di Sir Daniel, che cosa c'è. Perché magari adesso è cambiato qualcosa. Pare di no, eh. Sembra non essere cambiato niente. C'è lo scudo. Per curiosità. No, che giustamente c'è il caricamento dell'altra volta. Ah, che bello, abbiamo finito il gioco. Mi sento contentissimo, mamma mia. Allora, andiamo al cimitero, va. Ah, tra l'altro, che non vi ho fatto vedere l'altra volta che ho giocato per conto mio, non mi ricordo se l'ho fatto vedere in live, però qui
Qui dietro ci stanno i tesori. Avevo trovato la bottiglia della vita lì però. Saliamo. Ok. Che bello, che bello. Cimitero. Forza. Ok. Mi dispiace che non abbiamo fatto il 100%, quindi magari qualche arma non l'abbiamo presa. E qualche calice ovviamente, però purtroppo. Allora, voglio fare questo. Voglio capire come funziona. Allora, qui ci esce il primo zombie su questa collina. Cosa? Cosa? Cosa sta succedendo? Serviva per recuperare la vita. No. Dai, che figata. No. Sparisce anche dopo un po'. Che figata. Allora utilizziamo il braccio. Questo faceva anche non tanti danni. Non tanti danni, però abbastanza. Tiè. Io ci giocavo spesso col braccio. Ecco, insomma, non è tutto questo grande danno. Ah, non ho preso la runa terra. E quindi le cosce di pollo servono a quello, a far diventare i nemici cibo per recuperare energia. Astuto. Tutti e tre. Fighissimo. Veramente bello. La corazza di drago ci è servita una sola volta. Peccato. È bellissimo, veramente. Ops. Loro devono andare verso il pollo e poi si trasformano. Anche se non ho capito bene qual è il meccanismo che c'è dietro, però va bene così. Ah. Quindi domani iniziamo Medieval 2. Quello che se lo lanci bene ci fai un sacco di polli. Guarda, tipo, 2. Prima ne ho fatti 3. Qui lo so che ci sono i soldi, però non mi interessa prenderli. Ed ero curiosissimo di utilizzare quest'arma perché non capivo a cosa servisse. Aia, l'abbiamo fatto proprio in faccia. Ci cura, ok. Ecco qua, dove dicevo che si poteva farmare. Tipo adesso io faccio così. Sono tutti dei polli. Di qua c'era un sacco di soldi. Che ci ho trovato la bottiglietta della vita di qui. Però ovviamente escono i nemici. Qui ci sono altri soldi. A dire di procedere verso... Aia, la fine del livello, tiè. Oh, pronto? E ci curiamo. Quanto è stato bello questo gioco, quanto. Finito quasi, eh. Preparatevi a salutare Medieval. Eccoci qua. Il nostro caro Sir Daniel Fortescue. Lo ritroverete domani con la sua seconda avventura, che gira tutto su se stesso. Ah, bellissimo. Bellissimo. Un'ora precisa di live, però ovviamente abbiamo parlato
Un pochino, quindi. Bene, noi abbiamo concluso questo nostro percorso qui su Medieval. È stato fantastico, fantastico. Mi sono divertito da morire. E adesso, appena finisce la live, oltre a ricaricarlo, ovviamente, inizio ad impostare appunto il Medieval 2. Così domani lo iniziamo. E poi magari vediamo se riusciamo ad alternarlo a, non lo so, Crash, Spyro. Mi dite voi, magari. Voglio sapere da voi. Io ringrazio chi si è collegato. Oggi purtroppo la live finisce leggermente prima delle 5:30, però ovviamente il gioco è finito, non ho più nulla da farvi vedere e non mi va di iniziare il 2 nella stessa live in cui, scusate, finisce l'1. Quindi io vi do appuntamento a domani alle 16:30. Questo video lo potete ritrovare integrale stasera alle ore 20 su YouTube. Bello, bello, bello. E mi raccomando, vi invito a seguirmi tutti i giorni alle 16:30 su Twitch, perché facciamo le live su giochi vero vecchi, sì, però carini, molto molto belli, e questo non ha fatto eccezione per il momento. Per il momento, cioè è finito, quindi come gioco sicuramente, anche se vecchio, non è da scartare, anzi è da giocare se uno non l'ha giocato mai. Vedrò se magari riuscirò a fare qualche run su Metroid in questi giorni, però ci vogliono un paio d'ore forse per fare la 100% su Fusion, perché è l'unico che so a memoria. O quasi, mi devo rivedere qualche gameplay. Adesso vado a montare Dark Souls. Vedo se riesco a farmi una mezz'oretta oggi e magari se mi danno da lavorare. Vi do appuntamento a domani alle 16:30 con Medieval 2 su Twitch. Mi raccomando, che domani si riparte da capo, però sul capitolo successivo. Grazie ancora a chi mi ha seguito e a domani.